Ciao, io sono Federico Michelini, sono il direttore operativo e comunicazione di USport. Noi siamo un'associazione che fa sport e inclusione a Milano. Oggi è il secondo torneo Women Power, che è il torneo di calcio femminile multietnico che abbiamo organizzato noi come associazione e che partecipa alla Civil Week. Abbiamo quattro squadre in campo oggi, una squadra USport e altre tre squadre rappresentative di tre continenti, Europa, Africa e America. Oggi il torneo in particolare è dedicato ai rifugiati ucraini a Milano e alla pace. Stiamo raccogliendo fondi anche per l'associazione Refugees Welcome, che accoglie alcune famiglie, mamme e bimbi ucraini qui a Milano. Questo torneo è, come potete vedere, composto da squadre con ragazze di tutte le nazionalità e segue la nostra filosofia di inclusione, che è quella di far giocare insieme persone che arrivano da paesi diversi, con storie diverse. Per fare squadra, per imparare a giocare a calcio di qualsiasi livello tecnico e per stare insieme. Allora, io ho visto che c'è però una nostra conoscenza qua sul campo. Allora adesso andiamo a chiamarlo, Certo. adesso andiamo subito a chiamare una nostra conoscenza di Milano News che conoscete molto bene e vediamo cosa diavolo ci fa qui. Sapete di chi sto parlando? Ma di Mattia Del Giudice e di Caterina Rosa, eccolo Ed qua. eccoci qua. Cosa ci fai qua tu? E io sono ovunque ci sia una partita di calcio femminile, Bravo, quindi complimenti con l'apporto di Milano hai News, visto, l'ho grazie portato mille, apposta. grazie mille. Allora, com'è questo evento appunto Avvincente, avvincente perché comunque tutte le squadre se la stanno giocando, le finali erano in ballo fino all'ultimo minuto, in particolare ho seguito la squadra degli USport, deve migliorare in fase offensiva. La difesa lavora bene, deve migliorare la parte d'attacco. Ti stai proponendo come mister. Assolutamente, adesso cioè, mancata della finale sicuramente ci sarà un esonero E e quindi quindi subentra come Del minimo Giudice. subentro io. Poi Perfetto. arriva Messi magari quest'estate. Quante ragazze hanno partecipato al torneo? Più o meno, Guarda, tante perché alla fine siamo 9 per 4 squadre, ogni squadra tipo 9-10 ragazze, quindi siamo anche sulla quarantina. Tra l'altro di qualsiasi nazionalità, perché rimanda a tutte le parti del mondo, dal Sud America, Ma dall'Africa. queste sono squadre già composte? Vengono composte apposta per il torneo? Come Un funziona? po' un mix, ci sono tante ragazze di sport che sono andate, che Ok. sono state un po' divise per tappare i Chiaro. buchi, essendo già una squadra multiculturale. Poi, per esempio, la squadra delle Americhe, c'erano già ragazze che giocavano tra di loro, Sud America soprattutto, credo, e si sono un po' riunite, poi si è fatto un po' un mischione per riequilibrarle anche un po'. E allora seguiamo gli ultimi secondi ormai di questa partita. Questa è la semifinale. Sì, no, finale terzo quarto posto con gli USport avanti 2-1 e la squadra dell'Europa, che Qual è comprende la le squadra d'Europa? quelle gialle nere, Ma io vedo, comprendono ma giocatrici vedo lì una ucraine. persona che vedo lì. C'è Coach Go oggi, Coach Joe oggi C'è Coach Joe in impegnato come campo. attaccante Joe, per le punte della squadra d'Europa, che tra l'altro è composta da alcune ragazze ucraine proprio arrivate di recente a causa della guerra. E allora, bene, ecco Il il fischio fischio finale finale. di USport, che si prende la medaglia di bronzo, e la squadra d'Europa si prende quella di legno. Ma allora io però entro in campo da buon giornalista sportivo e vado a rompere le scatole a una giocatrice che riconosco. Cosa si fa da queste Ecco, parti? guarda, doppio. Con la doppia, ovviamente, con le mille E manca casacche del quella di coach bimbe nel Joe. E infatti, pallone. ricordiamo appunto, coach Joe, bimbe nel Presidente, pallone, bimbe no? nel pallone. Dove ci sono delle ragazze e Ma ci sono perché delle, noi e c'è un quest'anno pallone, c'ho tu. anche io sport alleno. E quindi Dicevo sono appunto, dove ci molto. sono le ragazze, dove c'è un pallone, tu ci sei. Esatto. Com'è andata? Come sta andando Questa questa. l'abbiamo persa, però ne abbiamo pareggiate due, quindi Dai. siamo arrivate quarte e siamo contente lo stesso. Forza Europa! Quante ragazze c'erano? Com'è stato bello vedere tutte È queste ragazze bello, finalmente sì, c'era impegnate? la squadra europea, che eravamo un po' miste, USport, poi c'era quella africana, quella USport e gli altri, quelle del latinoamericani, stupendo. Benissimo, e allora, come al solito, abbiamo raccontato un'altra bellissima storia di calcio femminile, grazie Coggio, grazie Figurati, è sempre un mille. piacere incontrarvi, ragazzi. Mattia, vieni qua che salutiamo Eccoci prima qua. della chiusura, ormai Mattia, chiudici Eccoci e lancia allora l'appuntamento come al solito al calcio femminile su Milano Assolutamente, News. perché venerdì prossimo siamo sempre in onda con Cartinosa Show, sempre a parlare di calcio femminile.
di milanese e di provincia, e ovviamente parleremo anche di questa bellissima iniziativa, questo bellissimo torneo di organizzato da U-Sport. E se volete io vi invito in diretta a Gorla, il 15 c'è una bellissima festa sul campo sempre sportivo femminile. A questo punto. Grande festone al campo della Gorlese, via Becchi 2 Milano. Ci vedremo lì allora di nuovo. Grazie ragazzi.